Un incontro pastorale e zonale per riflettere sul futuro della Chiesa in Valtiberina è quello che si è svolto nella Concattedrale di San Sepolcro sabato 26 ottobre dalle 9 alle 14 e che ha preso spunto dalla prima lettera pastorale del nostro Vescovo Andrea, pensato per le comunità parrocchiali della Valtiberina e per tutte le persone di buona volontà. Un desiderio di ritrovarsi, nato dagli incontri dell'equipe voluta dal Vescovo e formata da alcuni rappresentanti delle molteplici comunità parrocchiali della zona, perché lo aiutino a immaginare il futuro della Chiesa diocesana. Un lavoro che si sta svolgendo in tutte le zone della diocesi per ripensare la presenza della Chiesa nel territorio e coordinato dal delegato vescovile Don Aimé. Vescovo Andrea, una giornata di festa. Certo, di festa perché c'è il popolo di Dio che viene da tutta questa zona, dalle varie parrocchie, e ho sentito un clima di festa perché c'è la voglia di partecipare, di portare la propria idea, la propria opinione e il voler rendere più bella la nostra Chiesa. Ecco, tutte le proposte di questa mattina avranno una decantazione nel suo cuore e nella sua mente. Certamente, questo per quello che riguarda la diocesi e per quello che riguarda San Sepolcro, saranno anche le varie comunità con i loro sacerdoti a raccogliere la ricchezza che è stata condivisa oggi. Ecco, le cose che sono state proposte sono proposte importanti o c'è una graduatoria da fare per i tempi di applicazione? Direi che il cuore, il punto di partenza sia il ripensare il nostro territorio, perché poi lì allora si collocano le modalità della formazione, dell'annuncio, dello stare con la gente, ma siamo in cammino su questo. Don Giancarlo stamattina due volte ha ripetuto che stiamo vivendo un momento storico. È vero, noi generalmente siamo animati un po' dall'ansia per il futuro, considerando che poi le forze, soprattutto quelle che riguardano i sacerdoti, stanno diminuendo e quindi un po' di preoccupazione. Però l'ho detto anche precedentemente quando mi hanno chiesto di rilasciare un pensiero per Toscana Oggi, noi dovremmo salutare questo momento come un momento storico in cui la Chiesa si ricompone e cerca di mettere a servizio degli altri tutto quello che possiede. E cioè, cosa possiede? Possiede i carismi, che sono anche doni dello Spirito Santo, ma che si sviluppano poi dopo il battesimo. Per cui ognuno è un membro vivo di questa comunità. E oggi è stata una sorpresa veramente bella, perché avevamo già iniziato con gli equip che il Vescovo aveva voluto per aiutarlo a pensare al futuro. E abbiamo fatto in quel momento lì delle esperienze molto molto belle, in cui la gente ha partecipato volentieri. Adesso allarghiamo un po' agli altri, no? E camminiamo un pochino insieme sullo stile che Papa Francesco desidera, che è quello di una Chiesa sinodale. Anche stamattina nei gruppi siamo messi lì ad ascoltare quello che desiderava dire la gente riguardo alla propria fede, alle problematiche personali, alla Chiesa come comunione, come corpo di Cristo. Veramente una cosa eccezionale, guarda, sono contentissimo, veramente contento. Ecco, l'impressione che hai avuto dal presbiterio di questa assemblea in concattedrale? La sorpresa bella è che tutti sono venuti, i sacerdoti, e quindi è stata veramente un'espressione di Chiesa, e con sé hanno portato anche ognuno i propri parrocchiani, alcuni che hanno aderito a questa iniziativa, e anche il numero è stato sorprendente, perché di fronte a una Chiesa che qualifichiamo un po' come stanca, no? E quindi anche un po' depressa, ecco, vediamo invece che c'è un desiderio, che se uno fa tanto di tirarlo fuori o di rianimarlo, e c'è la sorpresa che vengono fuori tante cose belle, tante richieste importanti e anche tante risposte. Siamo nei corridoi della Concattedrale di San Sepolcro, siamo in compagnia di Don Alessandro Bivignani, parroco di Anghiari, ma anche vicario foraneo per Anghiari e per Monterchi. Intanto buongiorno,
Don Alessandro, io comincerei questa conversazione con la domanda che ti hanno chiesto Tele San Domenico, Toscana Oggi, e tu hai risposto sulle pagine appunto del nostro settimanale diocesano. La domanda era questa: in un mondo che cambia, come può la Chiesa nel territorio sostenere meglio la testimonianza cristiana dei laici nei vari ambiti di vita? Buongiorno anche a voi e grazie per questa presenza. Oggi è una giornata molto bella, oserei dire quasi profetica, per questa zona, perché tutta la Chiesa che è in Valtiberina si ritrova qui a San Sepolcro proprio per riflettere su queste tematiche, su questi argomenti. E già questo dice molto anche in merito alla domanda che mi facevi. Siamo abituati a concepire una Chiesa che nella sua struttura è ancora molto simile a una chiesa di decenni fa, oppure addirittura anche di secoli fa. Pensiamo all'impostazione che dette il Concilio di Trento, ma siamo ormai a 5 secoli fa. Di fronte ad una struttura di chiesa che ha dato tanta sicurezza, ha accompagnato quante generazioni di cristiani e che di fatto ha accompagnato anche fino a qualche anno fa, tutti noi quindi, siamo chiamati oggi e messi davanti a delle sfide, perché il mondo è cambiato, sta andando avanti e dunque la Chiesa si deve interrogare necessariamente. Questa cosa la intuì già quasi 60 anni fa San Giovanni XXIII, quando all'inizio del Concilio disse che la Chiesa deve essere capace di leggere i segni dei tempi per poter annunciare al mondo di oggi, all'uomo di oggi, l'annuncio salvifico di Cristo. Ed ecco come si coniuga questo sul territorio, anzitutto lasciandoci interrogare da quelle che sono le urgenze, le aspettative, il cammino di Chiesa che ci viene anche indicato, suggerito, soprattutto alla luce del Vangelo, di quello che ci sta indicando anche Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, di cui è uscita di recente la lettera pastorale. Ecco, tutto questo a favore di che cosa? Non di un ripiegamento e quindi fermarsi alla mancanza magari di sacerdoti, ma invece ecco, ripuntare davvero su quegli aspetti che sono quelli in cui lo Spirito Santo davvero sta quasi mettendo una luce. Per esempio la domanda dice: la testimonianza dei laici. Ecco, questa qui è una questione davvero tutta aperta e che è, io penso, sempre di più necessaria, ma anche imprescindibile per la Chiesa di oggi. La testimonianza si baserà, quindi la trasmissione della fede, davvero sulla presenza di alcune persone che vivono davvero in maniera piena e autentica il proprio battesimo. Con Angelo Boncompagni, che Don Giancarlo stamattina ha presentato come il motore di tutto quello che oggi è accaduto qui a San Sepolcro, e dopo tantissimo tempo, perché io intervistando Don Alessandro Bivignani gli ho chiesto: ma alla tua memoria quanto dobbiamo tornare indietro nel tempo per recuperare una giornata come questa, dove la Chiesa in un certo modo unita insieme? E lui mi ha detto: ma probabilmente bisogna andare a quando San Sepolcro era diocesi. È la stessa risposta che mi daresti tu? No, sì, naturalmente quelli erano tempi in cui, specialmente negli anni Ottanta, dei convegni diocesani a Montauto in particolare venivano realizzati annualmente, ma non c'è più la diocesi di San Sepolcro dal 1986, adesso nel nuovo contesto della diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, senza nostalgie. Ecco, abbiamo però certo fatto riferimento anche a queste esperienze del passato che molti di noi hanno vissuto, cercando però ovviamente di attualizzarle e di proiettarle nel futuro. Però già ancora negli anni 90 ricordo che dopo il convegno di Palermo ci fu un convegno zonale importante per parlare ancora dei vari settori della pastorale. Quindi questo patrimonio storico, ecco, non ci deve indurre a nostalgie, a ritorni all'indietro,
ma invece ecco, serve semmai come esperienza per vivere bene l'oggi, un oggi che è pieno di urgenze, di problematiche, ma anche, come è stato ben detto, di opportunità. E diciamo intelligentemente il discernimento ci deve portare a leggere l'oggi per le sue opportunità, per i valori che come dire, la realtà di oggi ci può portare sia nella Chiesa, ma rispetto anche a quei segni positivi che possiamo ancora leggere in un mondo che invece siamo sempre inclini a giudicare con pessimismo.